Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo la colomba pasquale veloce, ma non troppo. Per un dolce da 500 grammi utilizzeremo 250 g di farina manitoba, 50 ml di latte caldo, 5 g di lievito di birra, un cucchiaino di miele, 3 uova, uno intero e due tuorli per l'impasto e due albumi per la glassa. 110 g di zucchero semolato, 50 serviranno per la glassa e 60 g per il dolce. Due cucchiai di aroma per dolci e se non l'avete, potete utilizzare la buccia grattugiata di mezzo limone, mezzo arancio e un cucchiaio di estratto di vaniglia. Utilizzeremo un pizzico di sale fino e 90 g di burro morbido. Canditi, 50 g circa. E un pirottino di carta per cuocere la colomba. Nel forno caldo statico a 180 gradi per 40 minuti circa e copriremo con un foglio di alluminio quando saranno trascorsi i primi 15 minuti. Per la glassa e la decorazione utilizzeremo 70 g di mandorle, 40 g devono essere pelate, granella di zucchero e i due albumi che sono rimasti dall'impasto del dolce. Proseguiremo così. Prepariamo il lievitino in questo modo. Versiamo il latte tiepido in una scodella, aggiungiamo il lievito e mescoliamo finché non si sarà sciolto del tutto. A questo punto aggiungiamo anche la farina, mescoliamo bene e versiamo anche il miele. Mescoliamo finché non avremo ottenuto una bella cremina. Mettiamo la pellicola trasparente per alimenti e lasciamo lievitare. Il forno spento con la luce accesa è il posto ideale. Quando il lievitino comincerà a fare bolle e avrà raddoppiato il suo volume, mettetelo in una scodella per fare il primo impasto o anche nella planetaria. Aggiungete un uovo, aggiungete lo zucchero e cominciate a far andare la planetaria a bassa velocità, aggiungendo la farina a cucchiaiate. Quando l'impasto sarà diventato liscio ed elastico, pulite il gancio, raccoglietelo, chiudete con un coperchio e lasciate lievitare sempre nel forno spento con la luce accesa, finché non avrà raddoppiato di volume. Quando il primo impasto avrà raddoppiato di volume, proseguiamo con il secondo. Aggiungiamo i due tuorli, versiamo anche lo zucchero, il pizzico di sale e due cucchiai di aroma per dolci fatto in casa. Se non lo avete, potete aggiungere buccia grattugiato di limone, di arancia e vaniglia. Cominciate a fare andare la planetaria a bassa velocità, aggiungendo sempre la farina a cucchiaiate. Quando l'impasto sarà ben incordato e sarà liscio ed omogeneo e si sarà attaccato al gancio, cominciate ad aggiungere anche il burro a temperatura ambiente, un pezzettino alla volta, e aggiungete il successivo quando quello che avete già messo si sarà assorbito. Quando avrete aggiunto tutto il burro, mettete l'impasto sul piano di lavoro, manipolatelo così come vedete, piegandolo dall'esterno verso l'interno per due o tre volte. Alla fine arrotolatelo, copritelo e lasciatelo riposare una mezz'oretta. Quando sarà trascorsa la mezz'ora, riprendete l'impasto e rompete la lievitazione. Stendetelo come se si trattasse di una pizza, versate sopra i canditi e distribuiteli bene dappertutto. Dopo arrotolate l'impasto stesso e manipolatelo affinché tutti i canditi si distribuiscano perfettamente. Quando lo avrete lavorato per 5 o 6 minuti, formate una palla, coprite e lasciate lievitare finché non avrà raddoppiato di volume. Se non avete tempo, potete mettere l'impasto in una scodella, coprire e lasciarla lievitare per tutto il tempo di cui avete bisogno dentro il frigorifero nella parte meno fredda. Intanto preparate la glassa. Versate in un tritatutto 50 g di mandorle, 30 devono essere pelate.
Versate anche 50 g di zucchero a velo oppure normale zucchero semolato e 2 albumi e tritate bene finché non avrete ottenuto una bella massa fluida. Mettetela in un sac à poche e riponete nel frigo fino al momento di utilizzarla. Quando saranno trascorse 2 ore e mezza circa e l'impasto avrà raddoppiato il suo volume, riprendetelo e lavoratelo finché non avrà assunto la forma di un salsicciotto, allungandolo, con le mani. Preparate lo stampo per mettere dentro la colomba e dividete l'impasto in 2 parti. Il 60% dell'impasto, formerà il corpo e l'altro 40% sarà diviso in 2 e andranno a formare le ali della colomba, così come vedete, fare nel video. Quando la colomba sarà pronta, coprite con la pellicola alimentare e mettete a lievitare nel forno spento con la luce accesa finché non avrà raddoppiato, anzi, finché non avrà triplicato il suo volume. Quando la colomba avrà raggiunto i bordi del pirottino, tagliate la punta al sac à poche e versate la glassa su tutta la superficie, spalmandola poi con un pennellino in modo che si distribuisca uniformemente. Mi raccomando di procedere con prudenza in modo da non rompere la lievitazione. Decorate la superficie della colomba con delle mandorle e granella di zucchero. Infornate il dolce nel forno caldo e cuocete a 180 gradi per 45 minuti. Dopo i primi 10 minuti, un quarto d'ora massimo, coprite la superficie e lasciate finire di cuocere. Quando sarà cotto, sfornate, infilate uno stecchino lungo, rovesciatelo a testa in giù e lasciatelo raffreddare sospeso, così come vedete nel video. Adesso che si è raffreddato, ne tagliamo un pezzo e vediamo com'è dentro. Altre preparazioni vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima ricetta.